faccio vedere come metto assieme le mattonelle. Adesso passo da dentro i buchi. Degli angoli per poter assemblare tutti e quattro. Qui c'è un buco, cioè l'angolino, qui c'è l'altro angolino. Vado qui sotto, vado sotto da questo e poi tiro i fili. E così unisco tutti e quattro. Adesso, dopo che ho unito il quattro, passo da sotto e vado qui. I quattro sono uniti. Tiro un po', non esagerato. Adesso vado avanti per fare una crestina laterale. Vado a prendere le due catenelle all'interno, queste due catenelle qui, dalla parte interna, e purtroppo con nero. col nero certo si vede poco e allora bisogna cucirle di giorno perché altrimenti di sera non si vede niente. Vado a prendere le due e vado avanti e faccio questo è il lavoro che viene. Viene una crestina laterale qui e l'interno sembra Sì, è bellissimo come punto. Non si si distingue vede che qua. sono cucite dalla parte diritta. Guarda, qua si vede. Questa è la schiena che abbiamo già cucito. Sì, quella è cucita. Il dietro. Sì, sono cucite tutte da diritto. Prendendo solo la costina interna Prendendo la della costina catenella. interna della catenella. Prima abbiamo imbastito solo da. Sì, questa impastitura serve solamente per non sbagliare a mettere i colori vicino. Le mattonelle. Le mattonelle vicino, che a lei piacciono messe così, allora io seguo e poi scucio perché non si possono cucire. Ecco, di nuovo vado Al centro. al centro, vado a nascondere tutti i fili all'interno che poi. Vado qui, da quell'altro angolo, vado da questo angolo qui, vado da questo, ripasso di nuovo perché se no con uno non va bene. E faccio questo lavoro qui, vado di qua e vado fuori dal primo di questa parte qui. Faccio vedere il giaccone in fase di finizione. La manica è stata attaccata. Abbiamo fatto tutta la parte alta, tutta d'un colore. Sotto l'abbiamo fatto tutta d'un colore.
E sopra abbiamo fatto questi piastrelli qui. Sotto. Tutta la parte del braccio qui, finita così. Ora sto finendo il bordino di davanti, non fate già tre giri. Faccio questo colorato e poi vado avanti ancora tre e finirò col punto gampero o se lo vuole senza punto gampero, il sotto va bene anche. Perché col punto gampero viene finito così, che si lavora all'indietro. Sono già, questo è il davanti, sono già qui all'angolo, adesso faccio vedere l'angolino, che faccio tre dentro uno. Questo è tutto punto basso. Questa è tutta maglia bassa. Adesso dentro questo, per fare l'angolo, ne faccio tre. Ecco, ho già fatto l'angolino. L'angolo perfetto è fatto così. Vado sempre in sequenza. Adesso faccio tutto il bordo di sotto, rivado, vado a finire sul collo. Ancora tre giri, compreso questo quattro, e ho già finito il giaccone. Poi facciamo vedere e diciamo quante mattonelle ci sono, perché ce n'è molti. Fammi vedere com'è nei lati. Dove? Sotto? Nei lati di sotto? Eccolo qua. Com'è bello. Questo è il fianco. Questo è il dietro. Con 5 mattonelle. Il davanti è con 3. E il pezzo di sotto. E si va da quest'altra parte. E questo giro collo. Questo è il giro collo. Sono partito su una spalla e vado avanti. Devo tenerlo su due sedie perché è molto pesante.